Eccoci, ciao amici, siamo in diretta. Buon pomeriggio, anzi, forse è il caso di dire buonasera. Allora, io sono qui perché volevo, diciamo che ho ritagliato un piccolo spazio anche per voi perché è un po' che non ci vediamo. Intanto, come state? Vi abbraccio virtualmente a tutti. È sempre un'emozione essere in diretta con voi per tenervi un po' compagnia. E oggi volevo presentarvi, per stare un po' insieme, una ricetta che può diventare anche il pranzo di Natale. Allora, ho pensato a delle crepe, eccole qui, stanno già cuocendo, questa è la prima. Allora, delle crepe con farina di cereali e poi farcite con carciofi che metà li ho frullati e metà sono lì interi, ve li faccio vedere. Accompagnati poi da noci, eccole qua le noci, e sorpresa, suspense, una besciamella un po' rivisitata, ossia una besciamella alla curcuma. Ricordiamo che la curcuma fa molto bene, è molto buona. Con Sofia la mattina noi ci piace fare colazione con pane tostato, un filo d'olio e della curcuma sopra. È un'ottima colazione, ci dà energia e provate anche voi, insomma. Poi noi siamo così. Ciao a tutti, un bacione, ciao a tutti, ben trovati. Allora, io sto cuocendo le crepe. Io credo che sia pronta, ci siamo. Guardate, la mia crepe, ecco qua. Sul sito tienaincucina.it c'è già la ricetta delle crepe, però io dopo la vado a scrivere, faccio le foto al piatto. E così la fate anche voi questa ricetta. Allora, intanto che cosa facciamo? Abbiamo bisogno di una crepiera, no? Quella per fare le crepe. Io la imburro un pochino, così, infatti frizzica. E poi ci vado a mettere il mio impasto delle crepe con farina ai cereali. Sì, perché diciamo che dobbiamo anche un po' curare la nostra salute. E cerchiamo di prediligere anche le farine un po' più rustiche, se posso dire rustiche, ma diciamo con più fibre all'interno. Allora, io ho anche l'attrezzino, guardate, sono munita di attrezzo, lo voglio fare qui con voi. Non sono brava come gli chef che sanno fare le crepe per bene con sto affarino, no, però io lo faccio a modo mio e mi vengono bene lo stesso. Quindi mi accontento. Ecco qua, mettiamo a cuocere. Questo lo appoggiamo qua. Quindi che facciamo? I carciofi. Allora, se voi trovate carciofi freschi è il top, ma se non li aveste, cosa facciamo? Prendete anche i carciofi surgelati. E cosa facciamo? Li ripassiamo in padella con un filo d'olio, aglio e prezzemolo. Poi li facciamo rosolare e aggiungiamo un po' d'acqua così si ammorbidiscono, ma basteranno 15 minuti di cottura, tranquilli. Poi metà carciofi li andiamo a frullare qui con un filino d'acqua, va bene se è troppo asciutto, ma a me è venuto, poi vi regolate, vabbè, è abbastanza solido. E l'altra metà poi la andiamo a mettere sulle crepe per decorare il piatto, no? Cioè per decorare la pirofila, perché andrà nel forno. La besciamella sappiamo tutti come si fa, dobbiamo fare un roux. Con burro, prima il burro lasciato sciogliere, farina e poi versiamo il latte caldo e portiamo diciamo, ad addensare. E questa è la nostra besciamella. Poi, se ci vogliamo mettere la curcuma, perché se non volete lasciate la besciamella bianca, non c'è, io ho voluto fare con la curcuma, mettiamo un po' da parte in una tazzina un po' di acqua con la curcuma e la sciogliamo, va bene? E poi la versiamo nella besciamella a fine cottura. E l'amalgamiamo e diventa una bella besciamella gialla. Guardate qui, io ho fatto un cucchiarino, l'ho detto in dialetto, da quanto tempo? Un cucchiaino abbondante di curcuma. Ciao amici di Solo Paca, ho detto un cucchiarino, ecco, voi mi capite. Allora, poi vediamo un po' la nostra crepe, se è pronta. Io direi di girarla, no, aspetta un altro po', intanto parlo. Poi questo piatto, diciamo che vabbè, occorre il prezzemolo. Volevo dare una nota croccante, quindi ho voluto aggiungere delle noci. Voi le potete mettere sopra oppure all'interno. Adesso vi faccio vedere. Andiamo a farcire anche le crepe. Prendo un piatto però, perché voglio. Adesso qua non c'ho spazio, ma. Oh, allora. Su crepe, su. Forza e coraggio. Io sono guarita, quindi mi sono data i dolci di Natale, sto bene con la manina e quindi via, non ne potevo più. Allora, non so
stare ferma. Oh, via. Come va la vita, amici? Ciao a tutti! Io dopo vi leggo, uno per uno, mi raccomando, vi leggo tutti. Non vi abbandono, sono sempre qui. Allora, questa si sta anche gonfiando. Mi verrà una crepe gonfia. Vedete la bollicina? Bollicona? Vabbè, buona, buona lo stesso. Su, forza. E quindi c'è un profumino in questa mia cucina. Innanzitutto di dolci, perché io sono stata a fare i dolci in questo tempo che non ci siamo visti. Pensierini di Natale, sarma. E poi, ecco, tra lavoro, casa, compitini, un po' bisogna, no, che faccia un po' il jolly io. Quindi però sono qui con voi. Sul sito Fine Cucina, come potete vedere, ci sono sempre le ricette, perché io non appena ho un po' di tempo mi rilasso in cucina e sforno le ricette, no? O così, quando c'ho l'estro. Io penso che ci siamo. Sì. Scotta, scotta, scotta. Ok, poi facciamo un altro po' di burro. E voilà, le jus sont fait. Oggi mi sento francese. Un po' francese, così. Vai. Dov'è l'attrezzino? Qui. Ancora, giriamo, giriamo. Sì, ma insomma. Non è perfettamente tonda, ma non è che ci vuole il compasso qui. Sono piatti di casa. Così, più o meno. Dai, su, ci accontentiamo. Voi le cucinate le crepe, vi piacciono? Tutto bene, Rosa, grazie, tutto bene. La manina ormai è guarita. È abbastanza, vedi, ho fatto fisioterapia da sola, cucinando e via. È passato il periodaccio, da, diciamo così, via, evviva. Grazie a Dio è passato. Allora, e qui si fa le crepe, perché a casa nostra le crepe, c'è Lindina, Linda Marzia Sofia che le adora, e anch'io, si vede che siamo belle piazzate, noi ci piace mangiare bene, mio marito un po' meno le crepe, però vabbè, noi le facciamo, ce le mangiamo. E le crepe, diciamo che è un piatto che si presta a innumerevoli preparazioni, cioè voi dentro ci potete mettere quello che volete. Qualche anno fa io le ho anche fatte, che era Pasqua, un piatto per Pasqua, con la crema di piselli, buonissime, ci sono piaciute tanto. Sì, perché poi possiamo, insomma, sbizzarrirci, no? Le possiamo farcire a mo' di cannellone, no? Anche col macinato, sono molto saporite. Col sugo, io adesso perché le faccio in bianco, le abbiamo fatte anche ai funghi, con i funghi champignon e besciamella bianca, formaggio e scamorzina, buonissime, e le faccio spesso, e quindi fa la bollicina. E beh, quindi qui ci piace mangiare, ragazzi, purtroppo siamo l'indole è quella. Via, dobbiamo essere forti per affrontare un po' anche l'inverno, questo virus brutto brutto, noi mangiamo, tiè, via. E quindi pazienza, se mangiamo siamo forti anche con le difese immunitarie, no? Certo, non dobbiamo esagerare con i cibi calorici, un po' di fumo, però mangiamo le verdure, come in questo caso che ci sono i carciofi. E Sofia già mi guarda da lontano, mamma cosa stai preparando? È una sorpresa. Così domani quando arriverà da scuola, che l'andrò a prendere, avrà una sorpresa, no, ma sorpresa, già visto, già capito tutto, è molto perspicace la mia bambina. Però, insomma, si leccherà anche i baffi, diciamo così. Sì. La scusa di Sofia, qui mangio anch'io, mannaggia. Vabbè, buone le crepe, Daniela. Allora, vedi, ecco, Terry, anche tu, grazie Sabrina, sei molto gentile. Allora, eccoci qua, un abbraccio a tutti e un bacione grande, grande, grande. Allora, ci siamo, io ho l'ultima crepe perché ho finito l'impasto, questo impasto io ci ho fatto 4 crepe e aspettate che prendo il metro, perché vi faccio vedere quanto è grande la mia crepiera.
il metro influenza. Allora, non faccio la gaffa come l'altra volta che anziché di 2 centimetri ho detto decimetri. Allora, sono, quant'è questa? 26 centimetri di diametro. La, diciamo, la mia padella, la mia crepiera, ok? E voilà. Quindi 4 crepes con questo impasto. Vi ricordo che dopo metto la ricettina, tranquilli, non vi lascio senza ricetta, dovete assolutamente provare questo abbinamento, poi mi farete sapere. E poi avete visto sul sito che cosa ho fatto? Ho fatto la corona di Natale. Basterà avere 2 fogli di pasta sfoglia, no? Non so se avete avuto modo di vedere sul sito. E poi prendete le formine che più vi piacciono. Stellina, fiocco di neve, non so quanto, quello che avete, alberello, pan di zenzero, l'omino, e fate tutte queste formine, le mettete in maniera circolare sulla carta forno, perché poi in cottura la pasta sfoglia si unirà. E quindi questa corona di Natale, che la ricetta sta sul sito, tienecucina.it, potrete presentarla il giorno di Natale con i vostri commensali, speriamo, insomma. E quindi la possiamo anche farcire la pasta sfoglia, no? E metterla, però è molto buona. Io ve la faccio vedere, ce l'ho qui. Però l'abbiamo già mangiucchiata con Sofia, vedete? È rimasta la metà, però vedete com'è carina? Io adesso perché si è rotta, però voi ci mettete un bel fiocco ed è carinissima, da presentare, con 2 candeline accanto il giorno di Natale. Io spengo il fuoco perché andiamo a farcire le nostre crepe, finalmente. Allora, questa la togliamo e la mettiamo qui. Prendo il piattino, così mi metto comoda, però mi vedete? Adesso facciamo spazio, posso fare così, guardate, perché ho un attrezzino per poggiare il telefono, che faccio le mie qua. Vediamo un po' se si vede così. Non mi vedo io, ma fa niente. L'importante è vedere le crepe. Allora, le crepe sono qui. Iniziamo dalla prima, che è più fresca però. Intanto la besciamella. Sì, adesso ho sporcato la teglia con le crepe. Vabbè, vediamo un attimo. Una teglia. Prendiamo la prima crepa, io faccio così. Cosa faccio? Metto un po' di besciamella alla base. Un po' così. Un cucchiaino. Ecco il cucchiaino. Mi vedete? Ok, perfetto. Allora, un po' di besciamella alla curcuma. Poi, un po' di crema di carciofi. Io adesso ci vado dentro, qua c'è già dentro. Buonissima. E poi la nota croccante, cioè le noci. Così. Poi io devo fare ancora i tortellini per Natale, ancora non li faccio. Poi metterò anche la ricetta dei tortellini. Poi un po' di formaggio, io qui ho tipo un galbanino, dolce, però se vi piace l'affumicato fate voi, perché deve essere vostra la ricetta, la personalizzate con le cose che vi piacciono, no? Io posso dare l'idea, però poi dopo voi la elaborate, no? Perché siete bravissimi tutti. Poi mettiamo il formaggio grattugiato al momento, che è più saporito. È più saporito, così, una grattatina. E poi a me, allora, piace piegarle o a mo' di cannellone oppure a fazzoletto, così. Uno, due, tre. Semplice, no? Triangolino. E però non ho messo la curcuma qui, la besciamella alla base della teglia, mi raccomando, perché devi avere una base, no? Come quando facciamo la lasagna. Così. Sporchiamo un po' la base della teglia, vi faccio vedere. E ci adagiamo dentro il primo fazzoletto. Così. Poi ne facciamo un'altra. Allora, sulla crepe. Besciamella alla curcuma. Carciofi ripassati in padella frullati nel frullatore, così. Mettiamo un po' dappertutto. Non vedo l'ora di mangiarle. Qua si mangia sempre. Allora, noci. Vanno bene anche le mandorle alle lamelle, quello che più vi piace. Il pistacchio. Ecco, ora me ne è venuta un'altra, vedi così.
Pistacchio, pistacchio di Bronte. Mica pizza e fichi, come si dice. Allora, chiudiamo a fazzoletto. E voilà. E posizioniamo. E che mappazzone, qui mi è venuto proprio un fazzoletto grande grande, però ho sbagliato il verso. Allora, questo è un fazzolettone, non è un fazzoletto. Vabbè, a noi ci piace, è bello ricco. Poi ancora, così. Questa sera Sofia non mi aiuta, Sofia mangia solo, poverina, ha studiato tutt'oggi. Non è che si può pretendere poi, no? Già fa il suo dovere da studente, studentessa. Oh. Formaggio, tacche e basta. No, non ci ho messo il parmigiano là, vabbè. Mi sono dimenticata il parmigiano, vedete? Capita. Ce lo metto sopra dopo il doppio, con gli interessi. Poi, così. E ancora. Proprio bella ricca questa crepe. Sono ricche ricche. Ricco micificco, no? Voglio dire. Allora, ferma. Non facciamo danni che già ne ho fatti abbastanza qualche mesetto fa. Tagliandomi. Tranquilla. Così. Allora, al posto del carciofo, dicevo, potete anche mettere i funghi oppure del broccolo, la zucca, la verdura che più vi piace, insomma. Il macinato. Io poi parlo parlo e mi dimentico, capito? Ecco. Il formaggio ci va, accipicchia se ci va. E chiudiamo di nuovo, tacchete, a fazzoletto. Ecco qua. Ecco, mi sono spaccata un po' le mani. È lecito. Comprensibile. Non vi dico che ho combinato di qua, ma non fa niente, dietro le quinte non si vede e quindi via. Non ve lo dico. Con la besciamella. Allora, questo è il piatto pronto. Io poi che faccio? Metto ancora besciamella sopra. E voilà, così. Cerchiamo di stenderla un po'. E poi per la cottura va sempre. Diciamo a 180 gradi per circa 20 minuti perché è tutto cotto, deve solo insaporirsi, no? E gratinare in forno. Poi qualche noce sopra io ce la metto perché si deve vedere, no? La farcia. Però non mi basta, quindi voglio rompere in diretta con voi le noci. Ecco che adesso faccio qualche casotto, ma va bene. Sono forzuta ancora. E mettiamo qualche nocina ancora più sopra perché mi piace che si veda insomma la noce. Oppla, apriti, sesamo. Qua. E ancora. Così. E poi formaggio, formaggio a go-go. Perché il formaggio aiuta a gratinare il nostro piatto nel forno. Va bene anche la mozzarella, un fior di latte. Se avessi avuto una bufala, meglio. Mozzarella di bufala, al top. Vabbè. Poi, in forno, 180 gradi, come detto, per 20 minuti a gratinare. Io infatti lo voglio accendere il forno, così. Domani dovrò soltanto riscaldarle. Ciao Sofia! Allora mi lavo un po' le mani perché con le mani sporche non si può stare e do una pulitina. E voilà! Allora io comunque dopo metterò la foto del piatto con la ricetta annessa perché ve la dovete appuntare e aspettate, se no non ci vediamo perché ho abbassato il telefono, ma eccomi, sono qui. Non vado via. Allora, io vi ringrazio come sempre, siamo stati un po' insieme, e quindi vi abbraccio e
Ci rivediamo dopo nelle stories che vi faccio vedere i vari passaggi, anche all'assaggio di Sofia, perché devo vedere se Sofia piace questa besciamella alla curcuma. Provate e fatemi sapere. Un bacione, un abbraccio grande, grande, grande. Allora, a presto, mi raccomando. Ciao, poi ci facciamo gli auguri di Natale, non vi abbandono. Ciao amici, ciao, ciao, buon pomeriggio.